Ciao a tutti e bentornati, riprendiamo esattamente da dove eravamo arrivati l'ultima volta con questa Dacia Duster molto molto carina e modalità panoramica. Wow, come faccio a sapere già cosa c'è da cambiare? Posta l'auto. Ok, nel frattempo accettiamo un ordine. Mamma mia, quanta roba c'è! Ripara tutti i guasti motore. Si sentono rumori di battiti del vano motore. Ok, ne ho scelto uno a caso, per cui vabbè. Ah, qua per fortunatamente so esattamente cosa fare, il che è già una buona cosa, eh. Su. Un po' più su. Allora, qua, là. Vabbè, ok, neanche tanta roba in realtà. Smontiamo tutto. Ok. Quindi qua siamo già a posto, mi pare. Andiamo dall'altra parte. Via qua. In teoria di sta robina qua dovrei averne un bel po', ma non ne sono sicuro. Degli ammortizzatori non credo. Di qua. Ok, e poi anche questo. Poi. Ah, anche qua c'è un qualcosa, eh. Questo cuscinetto qua non sa da fare. E basta. Allora, vediamo un attimo se ho delle cosine. No, ammortizzatore posteriore A. E noi lo compriamo con il nostro tablet. Ammortizzatore posteriore A. Quello qua. Due di questi. Oh, che bello. Che bello. Che soddisfazione. Estremità della barra antirollio. Estremità della barra antirollio. Questo qua presumo sia posteriore. Speriamo bene di non aver comprato delle cazzate. No, dai, giusto, perfetto. Ok, cuscinetto per mozzo. Allora, cuscinetto per mozzo della ruota, eccolo qua. Questo qua. Facciamo un po' di scorta, eh. Per l'inventario, giustamente. 100%, ma sti cazzi. Sono diabolico.
No, magari è la sua in realtà, cioè non lo so. Ok. Gli ammortizzatori anteriori. Due ammortizzatori anteriori, vediamo un attimo. Ammortizzatore anteriore. No! Vabbè, vediamo un attimo. Vediamo se riusciamo a cambiarle al volo queste cose. Ma non credo di averle già montate però, infatti. Infatti. Eh no, ho solo questi, no. Ammortizzatore anteriore, allora. No, ok. Ammortizzatore anteriore, eccoli qua. Due di questi, giusto, sì. E li montiamo. Allora, questo con questo. Con questo. In teoria. Settantasette per cento, ok. La si fa, ce la si fa. E anche questa macchina è quasi tirata a nuovo. Vediamo un attimo. Via, via, via. Perfetto, è proprio l'unica cosa che ci mancava questa. Perfetto. Un lavoro da meccanico doc. Doc, doc, doc. Allora, cosa dobbiamo rimontare qua? La stina qua dietro. 55%, no, non va bene questo però, eh. A parte che non è tra quelli che figurano nell'ordine di riparazione, per cui penso che freghi un cazzo, per cui va bene così. Vediamo. Cosa? Che cosa vuol dire? Cosa vuol dire? E quindi? E quindi? Forse è questo. Deve essere quello lì. Secondo me. Poi non so. Allora, estremità della barra antirollio anteriore. Estremità. Sì,
se è questo, perché onestamente non lo so. Non è molto chiara come cosa. Speriamo sia questo, perché altrimenti non ho proprio idea, cazzo. E me ne che ne sia il freno là dietro, che ho fatto il furbo. Oh, per fortuna. Vabbè. Come cazzo me l'ha portata questa macchina, senza cofano? Boh. Vendi pezzi sotto il 30%. Via. Asfoltita. Tanto prendiamo qualche ordine. Tutti i filtri. Non è possibile avviare il veicolo. Questo qua. No, più che altro perché per fare la diagnosi del veicolo, secondo me ci serve il tipo l'OBD, eccetera, eccetera, per cui non so neanche se siamo in grado di farlo, eh. Ah, ma è già automaticamente rosso, per cui... Ah, è già tutto segnalato, ho capito. Vabbè, è a posto allora. Smontiamo tutto. Sventriamo come una papera. Via. Candela. 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 Ok. Poi ah, ok. Quarantanove. Somma. Vediamo cosa dobbiamo cambiare. Allora, la testata, sta parte qua e quella roba lì. Montandolo dalla vettura. Anche questo dobbiamo cambiare. Allora. E poi... Già quella roba là. Quegli anelli lì che cazzo sono? Fasce del pistone. Dobbiamo smontare metà motore qua, oh. Dai, via sta roba qua, dai, che mi ha rotto le palle, eh. Ok, adesso lavoriamo decisamente meglio. Ah, dobbiamo smontarlo come... Smontarlo, cioè. Non voglio dire cavolato come al solito, smontarlo completamente, ok. Via, via, via.
Rifacciamo tutto. Qua accessibile da sotto la vettura. Ah, ok. Più su non possiamo comprare cose, vero? No. 0 punti abilità disponibili. Va bene. Eh no, eh no. Questo qua me lo ricordo. Questo qua dobbiamo fare così. Sposta attrezzatura, sì. Svuotiamo, vero? Eccolo qua. Questo è un errore che ho fatto nella prima puntata e non lo rifarò più, in teoria. Bene, adesso possiamo smontare la coppa dell'olio senza troppi problemi. Bene. Da fuck, accessibile dal vano coperchio dell'asta. No, 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 no. Qua devo smontarlo, ho capito, sì. Allora questo, proprio questo, dai. Accessibile dal vano motore. Ok. Ma no, ma cosa ho fatto? Era questo qua che dovevo cambiare. Ma dai, ma sono un cretino, cazzo. Sono un cretino. Vabbè, non importa. Infatti mi sembrava strano, 55% non era mica male. Che cretino che sono. Questo allora. Eccolo qua. 6%. Allora, vediamo un attimo, che qua c'è un sacco di roba da pigliare. Tendicinghia e pompa dell'acqua. Forse era meglio fare la ricerca, eh. Allora, pompa della... che cazzo. 14 dock. Pompa dell'acqua 14, ok. Pompa dell'acqua 14. Eccolo qua. Ok, poi tendi. Cinghia. Ok. Poi cinghia. Distribuzione cerchia serpentina A. Sì, prendiamo questo. Sempre se è quella giusta, non ne ho idea, onestamente. Poi cos'è? Fascia del pistone? Fascia del pistone. Fasce! Cazzo, ho sbagliato. Fasce, mamma mia, che figura del cazzo. Allora. Bene. Tendi cinghie e turbo compressore. Turbo compressore. Coperchio della testata. Coperchio della testata e basta. Guarda la testata 14. Oh. Testata 14.
Cazzarola. Vabbè. Ma infatti mi pareva. Vabbè, dai, lo useremo, dai, non è un problema. Cioè, non è che ci rimane lì, eh. Però, sono soldi investiti male per il momento. Quello è poco ma sicuro. Di lavoro da fare. Cinghia di trasmissione. Cinghia trasmissione. Eccola qua. 120 euro di una cinghia, ma dai. Vabbè. Turbo compressore. Tanti soldini, eh? Di cinghia. Ah, manca ancora un pezzo allora. Esce questo ambaradan qua. Coppa dell'olio, piccolo dettaglio. Poi gli ho rimesso il pistone con le fasce elastiche. Sperrei di sì. Male che vada, va a 3 cilindri, dai. O due. Siamo diventare un bicilindrico che risparmia. Incrociamo le dita. Bobina d'accensione. What? Non è che l'ho smontata. Dove cazzo l'ho smontata la bobina d'accensione? Io qua forse. Beh, sai com'è. Ne mancano qua di robe, altro che bobine d'accensione. Se vogliamo far partire una macchina senza candele, aspetta e spera. Poi dire che ci siamo adesso, sul serio. Ah, cazzo.
glu 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 glu. Vai. A poco. Basta. E vai. E vai, e vai, e vai. E vai. Allora, vediamo un attimo. Installa e rimuovi parti, 10% di camminata, 3 parti. Calibro di profondità. Buono. Mi tenta questo. Però anche questo qua. Ok. No, ah no, eccolo qua, perfetto. Una bella macchinetta, e qua cosa c'è da fare? Cazzo. Oh, questo si prospetta un lavoro lungo. Bene, ragazzi, per il momento ci fermiamo. Grazie e alla prossima.